Non è un liberi tutti, ma la tanto attesa fase 2 traccia finalmente un allentamento dei divieti e una graduale riapertura delle attività commerciali. Il problema non è risolto e tutti i dispositivi di sicurezza permarranno e accompagneranno la nostra vita quotidiana. Continueremo con mascherine, distanziamento sociale e igiene, ma potremo spostarci nelle nostre città anche senza motivi di necessità. La tanto attesa fase 2. Ancora cautela quindi e monitoraggio di come evolverà la situazione nelle prossime settimane, prima di concedere maggiori libertà. Buonasera a tutti, inizia la fase 2. Grazie ai sacrifici fin qui fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia e questo è un grande risultato se consideriamo che nella fase più acuta addirittura ci sono stati dei momenti in cui l'epidemia ci sembrava sfuggire a ogni controllo. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus. Buonasera a tutti, inizia la fase 2. E dobbiamo essere consapevoli che in questa nuova fase, la fase 2, la curva del contagio potrà risalire. In alcune aree del paese. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è e dobbiamo assumercelo, dobbiamo affrontarlo però con metodo e con rigore. Nella fase 2 quindi sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza. Stiamo tutti affrontando una prova molto dura, anche nei prossimi mesi. Ci aspetta una sfida molto complessa e mi rendo conto che molti di voi, dopo varie settimane di rinunce, di privazioni, vorrebbero un definitivo allentamento delle misure, delle restrizioni, delle varie raccomandazioni. Ami l'Italia, permettetemi di dirlo, mantieni le distanze. Anche il governo ovviamente ha un compito specifico in questa nuova fase. Dovremo vigilare, monitorare costantemente affinché questa curva si mantenga sotto controllo, non risalga e dovremo essere pronti per intervenire in modo rapido, efficace, tempestivo. Attenzione però, laddove l'andamento della curva epidemiologica dovesse diventare critico,
Abbiamo predisposto un meccanismo, adesso ve lo racconterò, per tenere sotto controllo questa curva e per consentirci di intervenire laddove dovesse sfiorare momenti critici. Quindi anche reagire negativamente in questa fase. Potremmo affidarci al risentimento, perché no, alla rabbia, a ricercare un colpevole. Potremmo prendercela con chiunque ci capiti a tiro, in famiglia, con i familiari, con l'Europa, con il governo, con i politici, con le regioni, con la stampa. Non mancano le occasioni e non manca l'elenco. Riapriamo. Dal 4 maggio riapre tutta la manifattura, tutto il settore delle costruzioni e tutto il settore del commercio all'ingrosso funzionale, alla manifattura funzionale, alle costruzioni. Stiamo entrando nella fase di convivenza con il coronavirus, con tutti i rischi che questo comporta per la vita di tutti i giorni e per il comparto produttivo del Veneto. Parola di Luca Zaia che conferma. Dico che non è un atto di irresponsabilità. Qualcuno giustamente dice si potrebbe attendere ancora un po'. Tutto si può fare, però un po' vuol dire che comunque le misure che attuiamo oggi sono esattamente quelle che attueremo tra un po', perché ci sarà sempre il virus. Non è che se attendiamo una settimana in più, due settimane in più, tre settimane in più il virus se ne sia andato. Si sappia che questa è una fase di convivenza. Dico che non è un atto di irresponsabilità. Ve lo riscandisco bene, con tutti i rischi che ha una fase di convivenza. Zaia lancia anche un avvertimento in stile pubblicità progresso. Se dovessimo pubblicizzare, fare una pubblicità progresso in questa fase, dovremmo dire attento perché la morte è dietro l'angolo. Se ci vuole responsabilità. Ora noi stiamo cominciando a ragionare, come ovvio, anche sulla fase 2, ma la fase 2, cioè quella anche di ripresa graduale delle attività economiche, ci sarà, sarà possibile, avrà respiro e senso se si conclude la fase 1.
perché se Dio non voglia, noi per una fretta particolare decidessimo di aprire le attività in maniera indiscriminata, non solo non daremmo respiro all'economia, ma la affosseremmo, perché anziché concludere l'emergenza in un mese, ce la trascineremmo per lunghi mesi. Allora, io credo che si debba ragionare con grande senso di responsabilità. Cominciamo a preparare il piano B, cioè il piano di fuoriuscita graduale dall'emergenza e di riavvio delle attività economiche, ma subordinando queste decisioni a valutazioni vincolanti delle autorità scientifiche. Soggetti economici che hanno avuto danni, alle fasce deboli della nostra popolazione. Cercheremo di fare uno sforzo per evitare quanto più possibile elementi di burocratismo e per arrivare rapidamente ai cittadini. Come sempre vi chiediamo di darci una mano. Passano i giorni, io rimango estremamente fiducioso. Buonasera. Buonasera, professoressa, la virologa che dirige il Centro di Ricerca e Eccellenza dell'Università della Florida. Noi l'abbiamo, sapete, scelta per aiutarci a guardare da lontano e con competenza un po' quello che sta succedendo. Allora, innanzitutto l'andamento dell'epidemia, i dati di oggi, cosa ne pensa, professoressa? Buonasera. Allora, per fortuna la curva si sembra stabilizzarsi. Che è una stabilizzazione lenta e che sente anche dell'influenza dei dati, diciamo, come vengono raccolti, come vengono catalogati. Quindi è un dato, direi, ottimistico. Continuiamo però ad avere la giusta cautela. Stanno uscendo moltissimi dati, stanno uscendo moltissimi lavori molto interessanti. Diciamo che questa settimana speriamo di riuscire a confermare il dato di questa minore rischio di sviluppare la forma grave e quindi di morire. Allora,
Allora, io credo che noi siamo molto vicini al punto di ripartenza. Partiamo dal numero dei casi totali. Questa sera il numero dei casi totali sono 181.228, con un incremento rispetto a ieri di 2.256 persone. Perché andiamo a diminuire il numero delle persone attualmente positive. Prosegue anche il calo della pressione sulle strutture ospedaliere, ad oggi sono infatti 2.537 i pazienti in terapia intensiva, con una diminuzione di 62 rispetto a ieri. È il numero più basso che noi abbiamo registrato in terapia intensiva da un mese a questa parte. La maggior parte dei positivi sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, sono 80.758 e sono il 75% del totale. Cosa accadrà a partire dal 4 maggio e fino al 18 maggio? Capiamolo insieme. Mi posso spostare? Puoi uscire da casa per comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità. In più puoi andare a trovare i congiunti nella tua regione. Posso organizzare cene o pranzi in famiglia? No, puoi andare a far visita ai congiunti, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro e indossando la mascherina. Posso incontrare i miei amici? No. No. Posso uscire per fare sport? Sì, da solo puoi uscire per attività sportiva all'aperto, mantenendo 2 metri di distanza dagli altri. Puoi fare sport nel territorio anche non vicino a casa. No. Posso uscire a fare una passeggiata? Sì, più che una passeggiata, da solo puoi uscire a fare attività motoria all'aperto, mantenendo 1 metro di distanza dagli altri. Puoi uscire nel territorio anche non vicino a casa. Posso andare al parco? Sì, le aree verdi come parchi, ville e giardini sono aperte, però bisogna mantenere 1 metro di distanza ed evitare assembramenti. I sindaci possono comunque decidere se tenerli.